Parliamo della Milanesiana. Siamo con la Sgarbi, bentornata ad Ascoli. Ogni volta l'evento è sempre più in crescita, sempre più importante. La cultura a 360 gradi. Siamo alla terza giornata di Milanesiana ad Ascoli, che è una città per noi elettiva. Siamo arrivati qui nel 2018 e la Milanesiana è cresciuta moltissimo. Tre serate di grandissimo successo, la prima con Carlo Verdone, è stata anche l'inaugurazione di una grande mostra, e questa sera invece siamo con un musicista straordinario che si appresta a compiere il suo tour musicale in Italia con il Tutto Esaurito, ed è Ermal Meta. Quindi con Ermal Meta parleremo di letteratura e di musica. Siamo felici dopo il successo della serata di ieri con Federico Buffa, che ci ha raccontato i mondiali dell'82 a 40 anni dal loro accadimento. Un'edizione che è la 23esima edizione, ma si vedono anche aumentare i giovani che approcciano la cultura, che a volte si dimentica. No, ma è la formula, perché la formula non è troppo seriosa. È vero, c'è la letteratura, perché bisogna leggere, però c'è sempre un po' di cinema e anche un po' di musica, e c'è lo sport, e ci sono tutte le arti, per cui è un modo per poter avvicinare anche i giovani che hanno multiformi interessi. Quindi siamo contenti, Ascoli, abbiamo visto una platea ricchissima di giovani, quindi ci torneremo, e la nona città di un lungo viaggio che tocca 20 città italiane. E l'ultima domanda, in 23 anni come è cresciuta la Sgarbi per quanto riguarda la realizzazione del progetto? Perché nel tempo si migliora, si cresce. Dal primo momento ad oggi cosa è cambiato? Io rimango sempre piccola, perché io mi sento piccolissima, ma ogni anno cerco di pensare di avere dei tempi che siano più veloci, che siano più attrattivi anche nella comunicazione, ed è per questo che sto parlando con voi. Domani invito tutti al grande concerto di Edoardo De Crescenzo. Edoardo De Crescenzo avvenne a Napoli con Vacalebre, che introduce Massariello al pianoforte. Sarà una serata di festa, per cui la comunicazione è importante. Ho imparato che bisogna andare verso il pubblico e cercare di farsi capire, non stare sulle proprie posizioni. Volevo chiudere citando una gloria di Ascoli, visto che siamo qui. Voi avete avuto un presidente dell'Ascoli Calcio, che era un monumento anche da vivo, insomma. E io volevo leggere una sua frase, una tra le tante che pronunciò alla fine di una partita, proprio contro il Bologna. Noi qui ad Ascoli siamo finiti in Serie B, io sono in lutto da allora. E disse Costantino Rozzi: quando si tratta di delinquenti, era apparso uno striscione in curva, non ammetto che si nascondano dietro la bandiera bianconera. Contro il Bologna ho visto uno striscione con la foto di Mussolini e mi sono vergognato, perché di questa gente non abbiamo bisogno. Ora, immagino... Ringrazio a nome di Rossi. Immagino che a qualcuno magari la parola Mussolini, no, che ha fatto anche cose buone, come diceva Benigni, ha capito, anche il mostro di Firenze l'avrà detto buongiorno a qualcuno, no? Quindi, però se per caso questo nome desse fatto, sostituitelo con quello che vi pare, ci mettete Stalin, Hitler, Bin Laden, ma se c'è una cosa molto bella di questo libro che stasera andiamo a presentare è questa, che racconta di cosa succede quando pensiamo che qualcosa sia meno pericoloso perché arriva da qualcuno che ci somiglia, qualcuno che è della nostra famiglia. Quando capiremo che incazzarci di più se qualcosa lo commette qualcuno nella nostra famiglia, sarà sempre troppo tardi. Quindi viva Costantino Rozzi, viva Ascoli, viva chi non lo mette, e viva un uomo che non ha omesso nulla di sé nel suo nuovo libro, Ermal Meta. Coinvolgente ed efficace, puntuta e morbida, c'è amore, c'è guerra, ma soprattutto c'è Ermal, vieni qui,
parliamo di questo libro. Fategli un altro applauso, secondo me. Sono sempre emozionato, in realtà al palco non mi abituerò mai veramente, cioè, ho quell'abitudine legata all'esperienza, non legata all'emozione, perché ogni volta si resetta l'emozione e riparte nuova tutte le volte. E poi magari appunto cantare una cosa, sei ancora bene, cioè, ho fatto la cosa più difficile del mondo per me, leggere un passo del mio libro, ecco, diciamo che gli ultimi 20 passa anni della mia vita, grazie mille, sono stati costellati di concerti, di canzoni, quindi se avessi dovuto cantare queste pagine sarei stato sicuramente più bravo, insomma, sono stato bravo a leggere. È stato bravissimo, vero? Grazie, no, tra l'altro io ho fidato che fa. Giustamente, speranza. Strano perché c'è un clima assolutamente fresco, vero? Anche. Cioè, adesso sono un po' non c'è. Ma c'è qualche assessore qua? C'è qualche assessore? Assessore. Assessore. Un po' di condizionatore. Ma anche caro perché non potete sfruttare questo posto. Magari un clima così. Cioè qua, insomma, la milanesiana è venuta una sorta di quadro di Dalì, la milanesiana appoggiata agli orologi. Stai attento che uno comincia a prendere gli applausi così poi scende in politica, è un attimo. No, sereno, perché non è qualcosa che insomma non farò mai, non è almeno nei prossimi 30 anni. Anche se appunto questo è persino un libro politico, un libro d'amore, è veramente tutto, e ti faccio una domanda qui, forse in minima parte conosco la risposta, perché noi ci siamo conosciuti nel backstage e passavo le notti ad ascoltarti e raccontare la tua terra, e quindi uno degli aggettivi che si usano più spesso per un libro è un libro necessario. Ecco, io netto devo dire lo trovo necessario per chi lo legge, ma forse era necessario anche per te. Sì, per me era necessario raccontare una storia che non conosce praticamente, non dico nessuno perché peccherei di presunzione, però quasi nessuno. Parliamo della dittatura comunista, e non solo, principalmente di quella, che va dal 45 al 1990, 45 anni di oscurantismo totale, ed è una storia fatta di privazioni, anche di omissioni se vogliamo, di privazioni di libertà, di privazioni del futuro. E, sai, quando si parla dell'Albania tutti hanno in mente la stessa identica scena, la stessa che mettono su tutti gli articoli che parlano di me, l'immagine del 91 di quella barca piena di anime disperate, e chissà perché ogni volta che si parla di me in qualche articolo c'è sempre quell'immagine là. A un certo punto mi sono rotto le scatole, perché l'Albania non è solo quella cosa lì, e quindi ho deciso di partire dal fornire una spiegazione più o meno lunga, diciamo, del perché, di quello che ha causato quella disperazione. E infatti sai cosa? Si parla sempre, qui c'è un protagonista, chiamiamolo un eroe, anche se è una parola, è sia eroe che antieroe in qualche modo. Si parla sempre dei romanzi di formazione. Questo è un romanzo di formazione, ma per certi versi anche di deformazione, perché ci sono persone che vengono piegate, vessate, picchiate, costrette a denunciare lo stesso, e poi in qualche modo prendono la forma e resistono. E forse l'Albania in tutti questi secoli è stata anche questa. È stata esattamente così, dalla fine del 400, dall'inizio della dominazione ottomana, che è durata fino al 1912, quindi parliamo di quasi insomma 5 secoli. Poi c'è stato un periodo di relativa calma, e il periodo di relativa calma è coinciso con due guerre mondiali, giusto per farti, ecco, perché poi quello di calma, no? Nessuna dominazione, però poi dal 45 l'avvento al potere di oggi, e poi il partito comunista, insomma, estremamente staliniano, poi ad un certo punto lui si allontana dall'influenza sovietica, perché ritiene, dopo la morte di Stalin, ritiene diciamo le posizioni della nuova politica sovietica morbide.
lui ritiene morbide, quindi brancola un po' in solitudine per qualche anno, salvo poi avvicinarsi al comunismo cinese. Insomma, sono stati 45 anni che possono spiegare molte cose, che possono insegnare che possono gettare luce su grandi disperazioni e grandi speranze, perché non esiste una cosa senza l'altra. Dove c'è una grande disperazione c'è una grande speranza, viceversa, una senza l'altra secondo me sono un po' mancanti, sia una che l'altra, si devono appoggiare in qualche modo. Succede sempre da un po' di tempo una cosa, cioè in realtà da sempre. Premesso che io sono, penso di poter dire, uno degli albanesi più orgogliosi di esserlo nel mondo, credo. Succede però che quando si parla di musica, di qualsiasi cosa, no? Si sottolinea sempre il fatto della mia provenienza, come se quella fosse una cosa interessante legata alla mia musica. E non è tanto quello, quanto le foto correlate. Le foto correlate sono veramente meravigliose, come è capitato in televisione, più di un'occasione. Ecco, quello che io ho sempre contestato a buona parte del giornalismo italiano è questo sensazionalismo ricercato a tutti i costi, in tutti i modi. Io sono un musicista, ok? Non sono ancora uno scrittore, vedremo se lo sarò, per adesso sono un musicista che ha scritto un romanzo e va benissimo. Io sono un musicista, ma parliamo di musica. Allora, temo di essere stato sfigato, perché tutti quelli che mi hanno intervistato per quanto riguarda la cosa di musicale, di musica non ne sapevano veramente nulla. E quindi qua stiamo parlando di altro. È un caso che la chitarra stia dalla tua parte, però ecco, questa sera parliamo assolutamente di altro, tu sei molto molto bravo. Dicevo che c'era qualcosa che non va nel mio ordine di priorità delle cose. Poi una mattina mi sono svegliato con bella ciabella. No, però va sempre bene. Quello va sempre bene. Va sempre bene. E sentivo che forse avrei dovuto riguardare un po' di vecchie foto. È stato come un sogno. Ho digitato su Google, banalmente, il nome del mio vecchio gruppo, la Famiglia di Camilla. E sono andato a vedere tutte le foto. C'era una cosa che accomunava tutte queste foto. Io non sorridevo mai. Mai, neanche una volta. E era molto strano perché poi nella vita privata, con gli amici, eccetera, era un po' giullare dalla compagnia, no? E ho pensato che prendessi troppo sul serio, che cercavo di vivere con troppa serietà quello che facevo, e avevo ignorato per anni la cosa più importante, che non era la musica la cosa più importante, e la musica era una parte di quello che facevo, ma la cosa più importante era la gioia, perché la gioia è l'unica cosa seria che bisogna considerare seria. Quindi da allora ho deciso che la gioia sarebbe stata l'unica cosa seria per me, e che tutto il resto lo avrei affrontato con molta più leggerezza. Io in diverse fasi del libro, non sono stato d'accordo col protagonista, quindi probabilmente ci sono diverse cose di Menkayan, però non sono probabilmente le cose più edificabili, nel senso che non avrei mai voluto dargli la mia impronta. In alcune cose sicuramente mi sono rifatto a me, nel modo di vivere alcune sensazioni, nel modo che sai, le emozioni molto spesso noi le mastichiamo e non ce ne accorgiamo. Quando diciamo mi ha lasciato un sapore amaro in bocca, perché quello che è successo, quell'emozione, l'abbiamo masticata in realtà. Spesso succede in maniera inconsapevole. Ci sono diversi momenti di sensi di colpa. Ecco, questo libro viaggia su diversi binari, uno è quello della musica, un altro è quello di questo destino frammentato che si spezza di volta in volta, è pieno di fratture questo romanzo, e molte di quelle fratture mi appartengono, solo che le fratture sono dentro, non si vedono, cerco di mostrarle il meno possibile. Probabilmente la frattura più forte è quella del senso di colpa. Io quando andai via dall'Albania avevo 13 anni, l'ho già raccontato
contesto questa cosa, sono contento di raccontarla. Non volevo andarmene via, in sostanza, per quanto potesse essere il tutto molto, molto complicato, era l'unica realtà che conoscevo e non avevo voglia di conoscerne un'altra, anche perché erano già 2-3 anni che potevamo guardare la TV italiana liberamente. E quindi non volevi liberamente, quindi tutte quelle pubblicità mi terrorizzavano, quindi io non voglio, non scherzo. Non volevo, insomma, lasciare la mia terra, avevo 13 anni, eccetera. Poi mi sono ritrovato da un giorno all'altro, anzi, dal giorno alla notte, in un altro paese che parlava un'altra lingua, dove anche l'aria era diversa, era tutto diverso. Sì, era diverso, strano, spero. Poi sono tornato lì un anno dopo. Non mi ero accorto di quanto mi sentissi in colpa fino a quel momento, perché io non salutai nessuno andai via, perché nessuno me lo disse che sarei andato via, perché altrimenti avrei fatto in modo di non partire, o comunque qualche marachella l'avrei fatta, insomma, avrei reso la vita difficile a mia madre che mi stava portando via, in sostanza. E quindi giustamente fece bene a me, perché avevo una testina grande. Quando tornai l'anno dopo, mi ritrovai con i ragazzi del quartiere, con i miei amici, quelli che frequentavo, che avevo sempre frequentato. E mi accorsi che mi trattavano in maniera diversa. Mi trattavano da traditore quasi, però non me lo dicevano. Ad un certo punto, fra di loro stavano parlando di, non ricordo adesso, di qualcosa, sono passati tanti anni, e io dissi la mia. E uno dei miei più cari amici, quello di cui mi accorsi che non vedeva l'ora che io dicessi qualcosa, e si rivolse in maniera istantanea, quasi, mi disse: no, te non lo sai, non lo sai più, te ormai sei italiano, che ne sai? E mi voltò le spalle, e in quel momento io mi sentì così, mi sentì italiano senza esserlo, ed ero albanese senza sentirmi. E ho passato anni così, è stato stranissimo. Poi tutto è cambiato quando ho iniziato a sognare in italiano, perché comunque io vivo qui da 29 anni. E quando ho cominciato a sognare in italiano l'ho abbandonato. Sì, hai smesso di essere apoli di due paesi diversi, diciamo. A volte mi ci sento ancora. E infatti il libro è un rincorsi di luoghi, perché abbraccia un periodo appunto che va dalla fine della seconda guerra mondiale fino di fatto alla caduta, no, del regime albanese, che era completamente, era un muro invalicato, perché è vero che abbiamo in mente quella nave, ma quella nave era l'esito finale appunto di una... Era sì, l'atto finale, perché prima di quella nave sono state le ambasciate, cosa che probabilmente voi non avete visto, ma quando è caduto il regime, quando c'è stato il movimento studentesco, dove sono cadute tutte le statue, ogni città aveva una statua lì del dittatore, no? A un certo punto cadevano le funiste statue. La prima cosa che è accaduta è che le ambasciate che c'erano a Tirana, che erano rappresentative, ma alcune erano anche vuote, sono state prese d'assalto, soprattutto con tedesche, devo dire. Era una cosa straziante, in realtà, perché un sacco di ragazzi e ragazze giovani entrarono lì. E c'erano questi cancelli, no? C'erano le madri da una parte e i figli dall'altra, e le madri piangevano in maniera talmente disperata, ma quasi non li guardavano nemmeno. È come se valicare quel cancello significasse andare in un altro paese, eppure erano lì, a un metro. L'immagine mi ha colpito enormemente già allora, poi ci ho ripensato nel corso degli anni. Io direi che quello che è successo nel 91, a partire dal 91, è stato l'ultima parte, diciamo che è stata un'emigrazione fisica rispetto a tutte le emigrazioni mentali, che per poter sopravvivere gli albanesi hanno fatto 45 anni. Hai passione per le persone, forse? Ho grande passione per le persone, grande passione per la storia. La storia sono le persone che la fanno, quindi sono partito da questo. Poi, sai, vivere in Albania per 13 anni mi ha insegnato
a cambiare la mia forma rapidamente, e mi ha insegnato anche a capire, a comprendere quello che ho davanti in maniera più veloce, perché dal 91-94 questo poteva fare la differenza tra trovarti in guai o meno. Poi stavo pensando ad una storia, volevo raccontare una storia, ma probabilmente è troppo, la racconterò in un altro contesto, un po' troppo doloroso, quindi passo. Sì. Fai un secondo salto del Pidora, ma è una bella cosa. Allora io ho cercato di assolvere quasi tutti i personaggi di questo libro, perché quando c'è un tallone d'acciaio che ti schiaccia il petto, c'è ben poca possibilità di movimento. Ti racconto un'altra di storia. Mio zio, fratello di mia madre, era un pittore in Albania, e lui spesse volte veniva arrestato, portato dentro, preso a botte in maniera insomma importante, e poi rilasciato. Non abbiamo mai capito perché sia sempre stato rilasciato. Poi in realtà forse era l'intervento di un altro nostro parente che faceva in modo che non lo ammazzassero, che non lo portassero nei campi di rieducazione. Questo accadeva per due motivi. Il primo motivo è che gli contestavano dei quadri, magari il modo in cui aveva dipinto il profilo di uno dei guys del partito, piuttosto che il mento o il colorito, l'hai fatto pallido perché vuoi che appaia malato, no. E quindi ogni volta la camionetta veniva a prendere dentro, botte e fuori. Una delle altre ragioni, la seconda ragione, era quella che aveva a che fare con l'Italia, cioè lui guardava Rai 1, ok, era un appassionato di film, faceva film, se li guardava. E puntualmente veniva arrestato il gruppo. Dopo la caduta del regime, quando una serie di documenti sono stati resi pubblici, lui ha scoperto perché accadeva una volta. Perché colui che lo denunciava era il suo migliore amico, ma che non aveva scelta, non aveva nessuna scelta. Perché quando ti chiamavano al commissariato e ti davano questo compito, non era mai chiesto. E soprattutto quando arrivava il giorno in cui dovevi andare lì a riportare cosa potenzialmente potesse essere successo, ecco, non potevi andarci a mani nude. Tu non potevi non avere qualcosa da dire. E se non avevi qualcosa da dire la prima, la seconda, la terza volta, voleva dire che poi pagavi tu lo stesso. Perché qualcuno doveva pagare, perché quella ruota dentata all'interno della quale tutti gli atti albanesi ci finivano prima o poi, e dovevano aspettare che facesse il suo giro, perché non potevi strappare il braccio, se no lo lasciavi lì, prendeva te. E quindi lui doveva riportare, e la cosa più facile era il suo migliore amico, perché guardavano quei film insieme con le tende chiuse. E lui ogni volta gli diceva: forse ha tenuto il volume troppo alto. E l'altro mio diceva: sì, probabilmente sì, o forse un vicino che è arrivato all'ora di cena chiedendo, che ne so, mi presti un po' di sale, magari butta l'occhio, vede che è sintonizzato su, o magari l'antenna girava diversamente, qualcuno l'ha vista. Ecco, in una vita così, in un mondo fatto così, di questo effetto domino terrificante, quando ti cade un pugno sulla schiena, secondo me dopo la prima reazione conviene chiedersi cosa è caduto sulla schiena di quello il cui pugno è caduto sulla tua, perché c'era un effetto domino costante. Il pugno così si è saluto il comunista davanti alla sua tomba. Quindi magari capitava di andare in delle case dove non c'era veramente niente, dove magari non avevano neanche un divano per sedersi, si sedevano per terra, però ci doveva essere quella foto lì. Pensa che assurdità,
che cosa pazzesca. Cioè magari in alcune case non so, si beveva ancora in dei bicchieri che non erano neanche di vetro, ma magari di legno, però l'unico pezzo di vetro era il vetro che coprivano in mezzo alla cornice con la foto. Lì bastava solo anche però a capire a che punto era fatta la foto, tipo è morto, così era un gran casino. Un mio parente mi ha raccontato che lui faceva il militare in quel periodo, e il giorno in cui morì il dittatore, qui si sparse, insomma, uscì la notizia, si sparse la voce, lui si trovava sul pullman che lo stava riportando a casa, aveva appena preso la licenza e stava tornando per qualche giorno a casa. Salgono delle persone che hanno citato la fermata successiva e raccontano, dicono questa cosa qua, uno aveva una piccola radio, eccetera, ascoltando ovviamente la radio Tirana, e lui mi raccontò di scoppiare in lacrime, piangeva tantissimo, e una signora andò a consolarlo, lo andò a consolare abbracciandolo, invece lui piangeva di felicità perché suo nonno, suo zio e suo padre erano stati fucilati dal regime, e lui pensò finalmente è finita. Solo che ci fu una signora che lo consolava e piangeva insieme a lui, quindi due persone abbracciate che piangevano per la gente. Hai creato nel racconto appunto una sorta di donna impermeabile a quello che le accade intorno, che assume fattezze diverse, ma alla fine è la stessa persona. Alla fine non è nemmeno la stessa persona. Io credo che Kayan non abbia mai veramente capito fino in fondo che cosa sia l'amore. E forse l'ultimo atto della sua vita sia proprio quello di cercare di capirlo. Perché poi io scrivo canzoni d'amore e una vita, non ho ancora capito niente. E cioè le mie canzoni sono continui tentativi di comprendere l'amore. Senza l'amore nessuna storia funzionerebbe. Infatti qui è appunto anche questo, è un ingrediente che è veramente miscelato. Io spero che Elisabetta abbiate già venduto almeno da Amazon Prime un pezzo altissimo, perché è veramente un libro leggendo il quale vedi assolutamente il racconto, lo vedi già girato da Udo Brano, quindi servirà un regista. Questo è vero. Però sai, come diceva Churchill, gli italiani hanno sempre combattuto le guerre come se si trattasse di una partita di calcio. Quindi uno che combatte una guerra così, in fin dei conti, non può essere cattivo. Cioè, magari ha fatto qualche cazzata, ma non può essere cattivo. Quindi sì, insomma, dal 41, almeno fino al 43, insomma, gli italiani hanno fatto un po' di così in Albania. Però, ecco, nessuno è innocente. L'izzo della lingua albanese arriva in dei momenti in cui viene rivelato qualcosa, ok? Ma non è come all'inizio della storia, dove ho cercato di inserire quelle parole che usavo anch'io da bambino. Il gioco di tavolo, io giocavo con mia mamma a tavolo quando ero piccolo, e la scena in cui non si arrabbia che butta via i dadi, no? Perché il nipote lo batte, è accaduto a me quando ero piccolino, avevo 7 anni anch'io, perché insomma avevo molto fortuna in quel gioco, che alla fine si tratta di lanciare i dadi, perché se niente di che. Però mi piaceva l'idea di creare una geografia anche della lingua, non soltanto di un racconto, perché utilizzando una lingua si utilizza un suono, si utilizza un sapore, una consistenza diversa rispetto a quella a cui sto scrivendo, e quindi il lettore entra in un clima diverso, e io stesso scrivendo per avanti il racconto. E tutte queste scene di sangue, voglio dire, appunto, l'abbiamo ascoltato sì, prima. No, cioè, mentre la leggevo ho pensato, ma perché uscì questa? Ce ne sono di molto crude, devo dire. Ecco, beh, sì, ce ne sono. Sensibile come il tuo. Ma è proprio perché sei un animo sensibile, perché sai, un animo sensibile reagisce in maniera probabilmente più esplosiva alla crudeltà, se vogliamo. Ecco, lì abbiamo sentito parlare di un
di Goliotok, che, insomma, di cui magari molte persone non conoscono l'esistenza. È stato Goliotok, l'isola calma, veniva chiamata così perché la mora non permetteva a nessuna pianta di crescere, un'isola terribile, c'era un lager incredibile, insomma, dove venivano rinchiusi gli oppositori del regime di Tito, dove le pene ti venivano inflitte dai detenuti stessi. E là succedeva che più eri crudele, più eri cattivo e più vantaggi avevi. Ed era impossibile scappare molto, nonostante parliamo di 3 o 4 km dalla terraferma, c'è una corrente talmente potente che tutti quelli che hanno provato ad attraversare la moto sono annegati tutti. È impossibile sopravvivere e riuscire a nuotare contro o comunque insieme a quella corrente lì. Qualcuno potrebbe dire, chi non ha letto il libro, cosa c'entra Tito o Goliotto? C'entra perché questo libro è fatto di molteplici destini che si incrociano, a volte si annoiano.